Vediamo ora il libro La Maldi per i licei scientifici, punto blu, 3, volume 3, capitolo 29, relatività dello spazio e tempo. Il libro spiega subito che la meccanica e l'elettromagnetismo risultano in contraddizione tra loro e presenta un esempio. Il libro fa vedere che nella fisica classica le velocità si sommano e si sottraggono nel modo intuitivo, per esempio lanciando un oggetto a 10 metri al secondo verso avanti o verso l'indietro, da una macchina che corre a 30 metri al secondo, la velocità dell'oggetto vista da uno che sta sulla strada sarà 10, 30 più 10, 40 metri al secondo se viene lanciato avanti, oppure la sottrazione 30 meno 10 uguale 20 metri al secondo se l'oggetto viene lanciato all'indietro. La stessa cosa però non vale secondo l'elettromagnetismo classico, quando viene applicata alla luce. Infatti un'astronave che viaggia nello spazio e che mette luce avanti e dietro, la luce viaggia con la stessa velocità e non si somma e non si sottrae con il moto dell'astronave. Perché accade questo, secondo l'elettromagnetismo classico? Perché la velocità della luce è una costante che dipende soltanto dalle due costanti del vuoto, la costante dielettrica e la permeabilità magnetica. In altre parole, se le leggi dell'elettromagnetismo devono rispettare il principio di relatività di Galileo, la luce deve viaggiare alla stessa velocità in tutti i sistemi di riferimento inerziali. Abbiamo già visto che i fisici pre-relativistici immaginavano che le leggi dell'elettromagnetismo non valessero in tutti i sistemi di riferimento inerziali, ma soltanto in uno, quello che era fermo nell'etere. Diciamo che potrebbe essere questo qui disegnato nella figura. L'etere è tutta questa cosa intorno all'astronave, l'astronave si muove nell'etere, ma la luce viaggia alla stessa velocità sia avanti che indietro, perché questo rappresentato qui è il sistema fermo nell'etere. Invece dal punto di vista dell'astronave, del suo sistema di riferimento, lei sente un vento d'etere in questa direzione, cioè contro il suo movimento, quindi il raggio di luce secondo l'astronave, quello emesso davanti va più piano, quello emesso da dietro invece va più veloce.